Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al Gioco è Fatto Serie D. Parleremo del campionato di Serie D Girone D che ha mandato in scena la nona giornata di campionato. Il Prato in Anella è il terzo risultato utile consecutivo, pareggiando a Lungo Bisenzio 2-2 con l'Imolese, sconfitta invece per la Zenit Prato, superata sul campo del Fiorenzuola per 2-1. Cercheremo di rivivere le emozioni di questi due confronti, avremo anche notizie riguardo il calciomercato. Potete interagire con noi, allora segnate il numero per gli sms oppure l'applicazione WhatsApp, è il 331 1888 676. Saluto subito Jessica Colai, ciao, buonasera, benvenuta. Buonasera Massimiliano e bentrovati a una nuova puntata del Gioco è Fatto. Ben trovato anche al nostro insostituibile Stefano Chini. Grazie, troppo buona. Ciao, buonasera. Accanto a Stefano stasera c'è Matteo Falteri, buonasera. Attaccante della Zenit, buonasera. E benvenuto anche a Riccardo Moreo, attaccante del Prato. Buonasera, buonasera a tutti. E allora Stefano Chini, abbiamo una coppia ben assortita, che Moreo fa il riferimento centrale, Falteri gli gira intorno, insomma direi che è una coppia che per la Serie D sicuramente potrebbe essere davvero di grande interesse. C'è da fare la fusione. Eh? Allora insomma te ti allarghi subito aprendo con una bomba la nostra puntata, è comunque una coppia davvero di grandissimo livello. Allora Jessica, sei pronta? Vediamo cos'è successo in questa nona giornata della regular season. Mamma mia, rallenta il Tau, è una notizia, eh? Però insomma continua sempre ad essere capolista indiscusso. Vai! Lentigione United Riccione 3-1, 0-0 tra Cittadella Modena e Tau, Fiorenzuola che batte la Zenit per 2-1, 2-2 tra Prato e Imolese, 0-0 tra Progresso e Forlì, Ravenna che vince 2-1 contro il San Marino, San Maurese Corticella 1-3, Sasso Marconi Pistoiese 2-1 e 1-1 tra Tutto Cuoio e Piacenza. In testa la classifica continuiamo ad avere il Tau con 22 punti, seguono con 15 punti Forlì, Pistoiese e Sasso Marconi, Lentigione 14. A chiudere Corticella e San Marino con 7 punti, United Riccione 6, 4 il Progresso e 3 la San Maurese. Il Prato quindi si porta a quota 10, terzo risultato utile consecutivo della gestione Mariotti, due pareggi, una vittoria, quello del turno settimanale sul terreno del San Marino. Nella giornata di ieri, match casalingo contro l'Imolese, un pareggio Stefano Chini che possiamo definire come? Pareggio sotto il profilo del risultato e di quello che abbiamo visto in campo, giusto, con un Prato che ha confermato il suo momento positivo sotto il piano delle azioni in attacco da creare, era un po' il tallone d'Achille di questo inizio di stagione. La squadra credo abbia prodotto quanto ha fatto a San Marino e contro un avversario con caratteristiche diverse, un avversario particolarmente votato al gioco d'attacco. Ottimo il primo tempo, la squadra ha reagito benissimo dopo lo svantaggio, calcio d'angolo di Vlahovic, il colpo di testa di Raffini, e la squadra ha lottato, ha saputo inserirsi bene e fare densità negli spazi, creando problemi all'Imolese che ha sempre mantenuto questa fase di palleggio dall'inizio alla fine della partita, solo che nel primo tempo il Prato ha corso molto, ha recuperato tanti palloni, infatti le azioni d'attacco sono nate da grandi recuperi e subito riproposizione in attacco. Poi nel secondo tempo ragazzi la squadra ha accusato le fatiche di mercoledì scorso, si è giocato in un campo difficile, il direttore sportivo del San Marino si è molto arrabbiato nel dopogara, una partita che è costata un infortunio a Urbinati, ma che è costato anche un infortunio a noi, a Videtta che appunto ieri non era del match, campo difficile, è vero che quando stai troppo tempo senza giocare come è successo all'Imolese e come era successo al San Marino prima della gara contro il Prato potresti perdere, no, il contatto con l'aspetto agonistico, però è altrettanto vero che il Prato veniva da grandissimi straordinari e ripeto, mercoledì è stata una partita nella quale la squadra biancazzurra ha profuso sforzo enorme, comparato poi con una settimana delicata a livello meteo che ha inciso ovviamente sugli allenamenti, poi le energie nervose
nervose, mentali, spese nel derby contro la Pistoiese, che era molto importante, particolare per tutti i motivi che sapevamo, al di là del campanile, proprio del cambio dell'allenatore. Quindi diciamo che il processo di crescita va avanti. Massimiliano ha detto giustamente: due pareggi e la vittoria nel mezzo, c'è ancora da lavorare, c'è da stare tranquilli. Domenica c'è una partita molto interessante contro il Forlì, vediamo. Ieri esco dalla partita con l'Imolese parzialmente soddisfatto, poi svestendosi dai panni del tifoso del Prato devo dire che è stata una bella partita, ci siamo divertiti, superiore alla media della Serie D sotto il profilo squisitamente estetico. Allora andiamo a Lungo Bisenzio, riviviamo l'emozione di questo confronto, è l'Imolese di D'Amore che gioca un calcio davvero interessante, non butta via mai il pallone, ha dei giovani interessanti dei 2004, del 2005, il portierone del 2006, insomma davvero una squadra ben costruita. È un primo tempo nel quale il Prato l'approccia bene, subito la prima opportunità è per Barbuti che la incrocia, la conclusione con il pallone che esce al lato e poi arriva a sorpresa il gol dell'Imolese, il calcio d'angolo di Vlahovic, qui la difesa del Prato si fa buggerare con Raffini che di testa in bella torsione riesce a mettere il pallone in fondo al sacco, un gol di pregevole fattura anche se i difensori del Prato se lo sono persi, ma Raffini ha fatto vedere la specialità della casa e ha messo dentro il gol del vantaggio. Qua il Prato ha tirato fuori l'orgoglio, perché? Perché dopo il gol di Raffini che rivediamo con tanto di rallenti, la formazione biancoazzurra ha cominciato a macinare gioco, ad avere quella garra giusta per rientrare in partita, quindi un Prato assolutamente volitivo, qua subito questa prima opportunità con Barbuti, la parata del portiere Salgado che si esalta e mette il pallone in calcio d'angolo, ancora la formazione biancoazzurra che continua quindi ad attaccare alla ricerca del pareggio, con l'Imolese che riparte ed è sempre molto pericoloso, questo è Gasperoni, conclusione con il sinistro, Fantoni si fa comunque trovare pronto alla deviazione plastica con il pallone che termina in fallo laterale. Come diceva Stefano Chini, è una bella partita, ci si diverte a Lungo Bisenzio, questo è Remedi che va a recuperare questo pallone, il suggerimento largo per Marino che la mette dentro e qua nessun attaccante del Prato è lesto per il tap-in vincente. L'Imolese sempre avanti, il Prato continua a macinare gioco, qua c'è l'errore da parte della difesa dell'Imolese, parte Barbuti con il contagiri, il tocco per Luca Magazzù che la incrocia sul primo palo e riesce a portare il Prato sul risultato di parità, e il gol importante di Magazzù, un gol che consente quindi al Prato di pareggiare con i festeggiamenti di Magazzù proprio sotto appunto la curva Matteo 27. Questo è l'assist da parte di Barbuti e Magazzù è bravo a stoppare e a trovare il palo lungo con questa conclusione dritto per dritto che non lascia spazio all'intervento del portiere Lopez Salgado. È 1-1 al Lungo Bisenzio con il Prato che poco dopo raddoppia, questo è Barbuti che riesce a buggerare il 2007 Manzoni, gli mette il corpo a frapporsi tra lui e il pallone, si gira e va a realizzare il gol del 2-1, quindi c'è la rimonta del Prato che la ribalta nel giro di pochi minuti con la rete di Riccardo Barbuti che consente quindi al Prato di rientrare in carreggiata e di portarsi addirittura avanti. Questo il gol di Barbuti che poi con il suo gesto della mitraglia va a festeggiare ancora sotto la curva Matteo 27. Sempre il Prato che prova a rendersi pericoloso, questo è Barbuti per questa conclusione da parte di Rossi e il pallone che esce al lato. È un primo tempo come vedete pieno davvero di tante opportunità
Per quanto riguarda ancora il Prato, sempre Barbuti si accentra, prova la battuta, palla al lato. Direi la coppia Magazzù-Barbuti nel primo tempo hanno sicuramente lasciato intravedere ottime potenzialità. Questo è Mattiolo che prova ad entrare in area di rigore, c'è questo tentativo di tiro con Son che con l'aiuto di Fantoni riesce a sventare. Come vedete Limolese gioca bene, prova a rendersi sempre pericolosa, ancora questa conclusione sempre dello scatenato Mattiolo e la parata del portiere Fantoni che è attento anche in questa circostanza. Ancora la formazione allenata da D'Amore, la specialità della casa di Raffini che va in tuffo, questa volta Fantoni però non si fa beffare. E allora si va negli spogliatoi sul risultato di 2-1. Riccardo Moreo, è stato un primo tempo davvero pieno d'azione da una parte e dall'altra, avete avuto 5 minuti di furore agonistico vero dove l'avete ribaltata. Sì, esatto, siamo stati bravi a reagire al gol che abbiamo subito inizialmente e a produrre poi occasioni su occasioni e alla fine a ribaltarla. Nel secondo tempo comincia bene la formazione del Limolese, qua si divora un paio di opportunità davvero straordinarie. Questo è Mattiolo che la mette alta da buona posizione e questa quindi è la prima opportunità. Pochi minuti dopo un altro errore da parte della formazione di D'Amore che vedete campo aperto, riesce sempre ad essere molto incisiva e molto propositiva. Qua c'è questa opportunità con Fantoni attento ma con l'attaccante del Limolese che si divora questa opportunità. Il Prato resiste ma poi arriva Brandi che va in contatto con Son. Per l'arbitro ci sono gli estremi per il calcio di rigore, lo rivediamo anche con il supporto del nostro rallenti, il corpo a corpo tra con Son e Brandi. Chiedo a Falteri, rigore sì, rigore no? Si può dare questo rigore? Sì. Si può dare. Moreo, che dici? Si poteva anche non dare. Si poteva anche non dare, ma è calcio di rigore, perché quando succede questo, di solito nella dinamica calcistica, l'arbitro fischia il calcio di rigore. Dal dischetto Raffini è chirurgico ed è il gol del 2-2. Ecco, in questo momento Stefano Chini, forse le due squadre si sono accontentate? Limolese ha provato, poi a un certo punto c'è stata un'occasione che sicuramente la sintesi documenterà, un colpo di testa nostro molto pericoloso, forse ha creato un po' di spavento. Ecco, vedete che Limolese poi ha proseguito dopo il 2-2, è stato bravissimo Fantoni già prima, poi ha capitolato sul rigore che l'arbitro ha concesso. Ecco qua, ecco il Prato qua. Con Preci ha avuto una grande opportunità. È il colpo di testa che carambola sul corpo del numero 4 della formazione del Limolese, Lopez Salgado si trova il pallone fra le mani. Qui diminuisce un po' il forcing offensivo del Limolese che però si è fatta pericolosa su questo calcio d'angolo, sempre il solito Vlahovic, ed in effetti forse quello spaghetto, come si suol dire, sul colpo di testa di Preci ha raccomandato. Qui c'è un'altra occasione, una grande parata, ecco qui c'è Rossi, conclusione Salgado, guarda, ma parata bravissima. Difficilissima. Sì, anche perché tiro deviato, tiro deviato sempre da gran portiere, centrale. 2006, davvero segnato. Segnatevi il nome perché è un giocatore che a me è piaciuto tantissimo e su questa azione il risultato finale è di 2-2. Abbiamo visto nella sintesi comunque a proposito di portiere, poi nel dopopartita mister Mariotti si è soffermato sulle quote, magari approfondiremo sabato, certo, la vigilia di Forlì, questo ragionamento, perché poi il tecnico l'ha a un certo punto abbozzato parlando sicuramente di Manes, di Vlahovic, ma anche del portiere. Ecco, abbiamo rivisto anche nella sintesi di oggi, al di là di Lopez e Salgado, la straordinaria o lo straordinario momento che sta attraversando Fantoni. Ha fatto due interventi, si è buttato quasi distinto sia sul primo tentativo di Brandi sempre davanti alla curva 27, poi col tiro di Mattioli finito fuori, e poi su un'altra chance in fase conclusiva su quell'altro contropiede imbastito dal Limolese. E davvero Fantoni bravissimo, ecco, quindi portieri, almeno sui portieri protagonisti, sì. Protagonisti molto bravi tutti e due, assolutamente. Poi sono giovani, ripeto, ribadisco, faranno i loro, certo, errori, è giusto che li facciano, perché insomma, però sono due portieri
indiscutibilmente bravi. Poi mi dicevano coloro che erano in curva Matteo 27 anche il fisico di questo portiere di Lopez e Salgado. Questo è uno che fa carriera, questo è un ragazzo che farà carriera, perché è un 2006 strutturato, ma al di là poi delle doti tecniche, no, delle parate, grande personalità, vedete, sempre ha giocato con grande tranquillità, l'ha trasmessa anche ai compagni. Riccardo Moreo, questo Imolese è una squadra veramente ben costruita, giovane, sparagnina, e non si prendevano mai in tante parti del match. Ma secondo me è che abbiamo pagato il secondo tempo la carenza di energie fisiche, perché comunque abbiamo speso tanto in queste tre partite, però alla fine dai, abbiamo saputo contenerli e alla fine abbiamo avuto anche l'occasione per vincere, poi non si è concretizzata, però devo dire che è stata una partita positiva. Mariotti ha fatto i conti, ha detto: sono arrivato, ho fatto due pareggi, una vittoria, ho fatto 5 punti, ho fatto segnare alla squadra comunque 5 reti, ne ho subite soltanto 2, quindi la cura Mariotti funziona. Sì, sta funzionando, chiaramente ora ci sentiamo più responsabili della situazione, quindi abbiamo dovuto tirar fuori qualcosa in più che probabilmente prima non riuscivamo, e siamo contenti, bisogna continuare così. Stefano Chini, davanti Magazzù e Barbuto nel primo tempo, bene. Sì, Magazzù, ecco, questo dovrebbe essere appunto il gol del pareggio, ha dato dimostrazione di essere giocatore anche fisico in altre circostanze, penso soprattutto a Sasso Marconi, dove l'avevamo visto un po' spento quando è entrato qui. Davvero ha mostrato tutta la sua forza, Barbuti già anche a San Mauro Pascoli in versione assist man aveva già fatto delle cose interessanti, direi che tra questa partita e anche quella di San Marino ci sono state indicazioni importanti da questo punto di vista in chiave offensiva, perché non ci dimentichiamo che comunque anche a San Marino, dove Riccardo era partito titolare, no? Sì, c'è stato un po' di turnover davanti. La squadra ha prodotto, perché dicevamo all'inizio, gli attaccanti, ho capito, ma bisogna anche produrre, perché non è che l'attaccante possa tornare dietro a recuperare palla, a portarsela avanti, insomma è un campionato già difficile di per sé. Ecco, la squadra già con la Pistoiese, ma soprattutto a San Marino e ieri, ha prodotto, e questo è un dato significativo, importante, sul quale dobbiamo poi proseguire, perché ripeto, abbiamo fatto 2 pareggi ed una vittoria, i soli 2 punti in 5 partite prima della cura Mariotti purtroppo hanno inciso sulla classifica, se vogliamo pensare ad una stagione di vertice, come aveva ribadito lo stesso presidente al momento del cambio del mister. Andiamo da Jessica, un paio di sms e poi andiamo a scegliere il migliore in campo, vai! Iniziamo con il messaggio dell'appassionato stasera. Era dallo scorso 14 aprile Prato fanfulla, che a Lungo Bisenzio non era dato esultare per un gol del Prato. Peccato per le due reti, che le due reti non abbiano portato alla vittoria, ma da apprezzare il grande impegno dei nostri, anche quando si sono trovati in debito di ossigeno rispetto a un avversario a dir poco velenoso. Ora il mister Mariotti ha una settimana piena per correggere le troppe sbavature ancora presenti, specialmente in difesa. Per tornare da Forlì con qualcosa in mano dovremo essere al meglio del meglio. Assolutamente, che vive Forlì di Miramari è davvero una squadra molto molto attrezzata. Daniele ci scrive: via, il Prato ha preso un brodino a San Marino vincendo, e un pareggio con l'Imolese per me è deludente, chi si accontenta gode. Vabbè, questa è la valutazione del nostro amico da casa, mi sembrano comunque 2 risultati importanti, la vittoria a San Marino su un campo difficile e poi il pareggio con l'Imolese, insomma, chi ha visto la partita ha visto che comunque il Prato ha affrontato una signora squadra. Sì, no, ma qui nessuno sta godendo e sta dicendo che i problemi sono risolti, cioè, è una base, si riparte. Abbiamo detto all'inizio, la partita di domenica, poi eventualmente ne parleremo più tardi, col Forlì è un cosiddetto spartiacque, uso una parola che usammo prima della gara col Tutto Cuoio, ed era un vero e proprio spartiacque, perché poi dopo abbiamo visto le cose come sono andate a finire. Ancora Jessica, l'ultimo, poi migliore in campo. Buonasera, buona partita del Prato. Nel secondo tempo un po' stanchi per le 3 partite in 7 giorni. Tutte e 2 le squadre posseggono una buona tecnica. Forza ragazzi, piano piano risaliremo. Signor Chini, anche questa settimana sono contento della sconfitta del Pistoia Basket.
dicono. Vabbè, questo non c'è. Vabbè, voi ragazzi. Si vince e si perde. Che si deve fare? Che tu lo dici a me? Che si deve fare? Purtroppo hanno perso anche i Dragons. Prima di parlare di Pistoia Basket, se questa è di Prato, bisognerebbe parlare di basket nostro. I Dragons, purtroppo, sabato sera abbiamo riperso un'altra volta a Firenze. Beh, dai, guarda, mi dà l'assist per ricordare mercoledì White and Red. Quindi alle 21:15, poi a seguire invece We Are Dragons con Stefano King. Quindi, e ringrazio gli spettatori, sono stati tantissimi. Assolutamente. Non pensavo, quindi c'è voglia di basket. C'è voglia di basket. Quindi, signori, lo rimandiamo a mercoledì. Si sintonizza su TV Prato e ci manda tutti i messaggi che vuole, sia per quanto riguarda Pistoia che per i Dragons. Poi, se è molto appassionato ai derby, domenica alle 18 alle Capitini ad Agliana c'è Agliana Dragons. No, perché poi se no si chiacchiera a casa. 21:30 per essere precisi, We Are. Allora, 21:30 White and Red, e poi a seguire We Are Dragons. Diamo precisamente gli orari della scaletta, sennò poi il nostro maestro di regia si arrabbia. Poi c'è tutto on demand ormai. Sì, orari, poi ormai si rivede tutto. Allora, sul sito. Andiamo a scegliere il migliore in campo per quanto riguarda la partita tra il Prato e l'Imolese. Via. In campo è Riccardo Barbuti, un assist al bacio per Magazzù che la spara dentro e poi più avanti fa tutto da solo, il rilancio dalle retrovie, è bravo a controllarlo e ancora più bravo a segnare. Riccardo Barbuti è il migliore in campo. Andiamo in sala stampa, sentiamo l'analisi del tecnico Marco Mariotti. Intanto parto col dire che devo fare i complimenti ai ragazzi, perché la terza partita in una settimana, in 7 giorni, e niente, hanno combattuto, hanno lottato, la potevamo perdere, ma all'ultimo anche con la grande parata del portiere loro la potevamo vincere. Non è stata una partita scontata a qualunque, è stata una bella partita di calcio contro un'ottima squadra, fresca, da 2 settimane di riposo, e devo dire che ci siamo presi il 2-2, ma abbiamo cercato, anche rischiando di perderla come voglio io, di vincerla fino alla fine. Veniamo alle note positive. Barbuti e Magazzù davanti, una rete a testa, intesa, per 45 minuti abbiamo visto un Prato brillante davanti. Sì, abbiamo preparato la partita così, sapevamo loro giocavano a 4, cercare di portare via il numero 5 Ale, che poi è stato sostituito con Magazzù che lo doveva portare quasi in mezzo al campo, e sono stati bravi. Peccato per quel primo gol che abbiamo preso quasi a freddo su una palla da fermo, quella è una cosa che mi scoccia molto. Ci hanno fatto la cosa che avevamo preparato noi in settimana, però poi la squadra ha combattuto al cospetto di una gran bella squadra. Cosa non ti è piaciuto del tuo Prato? Cosa ti ha fatto arrabbiare? Assolutamente niente. L'unica cosa è che peccato che c'erano solo 5 cambi. Ne avevamo bisogno di 7-8, perché c'erano dei ragazzi che erano proprio stremati all'ultimo. Andiamo da Jessica, SMS da casa, vai. C'è una domanda per Stefano. Tu puoi fare quello che vuoi, vai libera. Sei sempre convinto che l'esperienza non conta per allenare in queste categorie? Guarda, sul discorso degli allenatori io cose semplici, Mariotti mi piace quando parla perché ha una buona visione, dai, del calcio, sì, dialettica, va bene, ma una visione molto semplice, eccetera. L'esperienza, per avere esperienza bisogna che prima o poi qualcuno si faccia cominci, ragazzi. No, poi, se no allenano sempre gli stessi. Se no allenano sempre i soliti, e i soliti prima o poi avranno cominciato da qualche parte. Ripeto, anche certi allenatori che qualcuno avrebbe voluto vedere a Prato hanno iniziato in Serie D partendo dalla Juniores. È andata male questa situazione qua, non voglio ritornarci sopra perché domenica io sarò a Forlì come vari altri tifosi, quindi l'obiettivo è vedere il Prato che vinca. Per il resto l'esperienza, non è che anche in certe panchine chi ha esperienza poi riesce a risolvere le cose. Ci vuole una struttura generale particolare affinché tutti gli ingranaggi funzionino al meglio, specie in un campionato di Serie D dove vince solo la prima e ci sono società attrezzatissime. Io lo vedo andando in trasferta, non vado in curva, vado in tribuna centrale, quindi riesco a controllare i dirigenti, come sono organizzati. Non è facile.
l'esperienza ti aiuta in un modo e a volte le idee nuove possono essere utili in un'altra. Il mix sarebbe sempre l'ideale. Stefano, un allenatore come una squadra si valuta almeno in 10 partite. Certo. Quindi questo lasso temporale è un lasso temporale che servirà per capire se effettivamente la cura Mariotti darà i frutti sperati. Al momento le prime tre gare sono assolutamente positive, però io per dare un giudizio compiuto voglio attendere almeno 10 partite. Sì, poi Massimiliano, so sicuramente altri faranno domande, riflessioni del genere, ma ripeto, se ritenete che la scelta di confermare Ridolfi, che è stato confermato alla fine del campionato, quando questo era già finito, è stata una scelta sbagliata, non me lo dovete venire a dire a me, andate da chi l'ha confermato e glielo dite, invece di stare su WhatsApp e Facebook a spippolare, e va allo stadio, mi ha fatto qualcheduno, e gli dite, guarda, per me è stata sbagliata a confermare Ridolfi perché era giovane, eccetera, eccetera. Non me lo dovete venire a dire a me, non è che l'ho confermato, io. Andiamo avanti, ancora l'ultimo, poi sentiamo anche D'Amore dell'Imolese, altro allenatore davvero interessante, perché ha delle idee di calcio, perché quella è una squadra che non butta mai via il pallone. Io al 90esimo sul 2-2 ho visto far ripartire Lopez Salgado dal basso e non è usuale, eh? Vai. Allora, Stefano, un altro Stefano Nocchini, ci scrive: ovviamente sarebbe stato meglio vincere, detto questo non è un pareggio da buttare, la squadra ha dato anima e corpo dimostrando grande carattere e voglia di fare, alla lunga così facendo i risultati arriveranno, in più è arrivato il secondo gol consecutivo di Barbuti, avere un attaccante che segna fa la differenza. Su questo SMS sono d'accordo, perché insomma chiaramente anche per Moreo, dai, ora serve Moreo, serve dopo Barbuti, Magazzù, serve anche Moreo, ci siamo? Sì, sono sicuro. Che poi ricorda, chi c'era al tuo posto lunedì scorso? Qua al gioco è fatto? No, Barbuti. Riccardo Barbuti, no. Quindi beh, chi c'era al posto di Falteri lunedì scorso al gioco è fatto? Poli. C'era Poli che non ha giocato. Quindi chi è stato però al gioco è fatto in precedenza? Cecchi, che ha segnato per quanto riguarda la formazione della Zenit Prato. Il gioco è fatto porta bene. Quindi attenzione, guarda, a Forlì mi gioco un euro su Moreo, quindi attenzione. Andiamo a sentire D'Amore, l'allenatore dell'Imolese, la sua analisi. Penso che il pareggio sia giusto, in primo tempo il Prato ha fatto meglio di noi, poi noi siamo venuti fuori nella ripresa, li abbiamo un po' schiacciati nella loro metà campo, ma contiamo anche che il Prato ha giocato 3 giorni fa, quindi ci sono anche tutte le attenuanti del caso, penso che il pareggio sia giusto. Si aspettava questo tipo di partita? Ma sinceramente non pensavo che il Prato ci venisse a prendere così alti, che facesse una partita così aggressiva, però sono le partite che piacciono a me, quindi complimenti al Prato che ha fatto una bella partita, noi siamo stati bravi a riacciuffarla, ci sono state tante occasioni da una parte e dall'altra, quindi ripeto, per me il risultato è giusto. Risultato giusto, su questo non c'è assolutamente dubbio. Allora, ultimo SMS, poi dobbiamo andare in pubblicità e chiaramente poi apriamo la pagina che riguarda la Zenit Prato. Vai. Questo Gagliani arrivato dall'Albenga è stato un ottimo acquisto. Cosa ne pensate? Che ne pensi? Mi sembra un giocatore strutturato. Ora, domenica non mi è piaciuto, te lo dico, perché ha perso Raffini in occasione del primo gol. Però è strutturato. A San Marino ha fatto una partita straordinaria, è partito in panchina, no? Sì, è entrato al posto di Videtta. Poi a quel volto mi ricorda il calcio scozzese. Sì, bravo. Mi ricorda proprio McCormick e tutti questi giocatori. Bravo, Mac bravo. Mi piace. Possiamo ribattezzare Mac Galliani. Poi, tra l'altro, mi è piaciuto perché a volte ci sono anche queste situazioni particolari. Fuori onda l'ho guardato mentre parlava con Mariotti vicino alla panchina, gli ha messo la mano sulla spalla, Mariotti parlava, insomma mi sembra uno che poi voglia anche trasmettere in campo le idee dell'allenatore. Ho visto un colloquio che mi è piaciuto, a volte ci sono anche questi particolari che dimostrano
e mostrano molta sintonia. In 10 secondi, Chini, poi 10, tu lo sai, io sono lungo. Vai, andiamo a 15, 10, guarda, dai, proprio 15, che la pubblicità che incombe, poi c'ho Messi in regia, pallone d'oro Messi. Oggi o domani, quindi insomma, o stasera mi sembra aver sentito sui TG, se partecipa al nostro... però il Real vuole boicottare. Allora, detto questo, che voto dai a Mariotti ieri nella gestione dei cambi? Ha fatto quelli che doveva fare, secondo me, quindi 6 più, dai. 6 più? Anche se il più a volte... Ma preci su Mattiolo ce l'avresti messo? Ci sarebbe un discorso da fare sulla base di quello che ho sentito in certe circostanze, poi ha fatto bene a mettere Preci e lo riaggancio a quello che lui ha detto sabato nella conferenza della vigilia, riascoltatevela quando parla dei giocatori, della fiducia, e mi torna che ha messo Preci, però bisogna seguirle tutte le cose, riandatevi a risentire la conferenza stampa del sabato della vigilia. Però Mattiolo ci ha affettato da quella ci ha affettato, e poi anche lì vedi, Giusti non è uscito Giusti, non è che poi dopo, quindi bisogna sempre fare molta attenzione nei giudizi. E poi gli ha dato 6 più e basta a Mariotti, dopo lo riaffrontiamo. Perché non si è vinto, dai, andiamo, perché manteniamoci calma. Diamo pubblicità, calma. Dai, se no abbiamo sforato, allora pubblicità, qualche attimo e torniamo. Ci siamo, ripartiamo, c'è anche qualcuno da casa che si diverte, 6 videochiamate, tanto non rispondiamo alle videochiamate. No, lo chiamo. Vediamo, guarda, non mi fare partire Chini, perché poi lo chiama davvero, cioè, quindi... vedi, bisognava fare durante la pubblicità, fanno il cambio tra la Serie D e il resto dei giochi fatti. Perfetto, andiamo adesso alla Zenit Prato, sconfitta sul campo del Fiorenzuola per 2-1, che partita è stata, Matteo Falteri? È stata una partita molto difficile perché il campo era molto pesante, era pieno d'acqua e il primo tempo è stato molto equilibrato e occasioni da una parte e dall'altra, noi un paio di occasioni con Vezzi e un tiro da fuori dei Saccenti, anche loro le loro occasioni, e quindi il primo tempo è finito in parità. Nella ripresa loro sono entrati forse con più fame di noi di portare a casa 3 punti e hanno trovato il vantaggio a inizio ripresa con nostra piccola disattenzione. Poi noi ci siamo un po' sfilacciati, un po' innervositi perché volevamo riacciuffare questa partita e poi alla fine abbiamo preso il 2-0 con un'altra nostra imprecisione e il gol di Cecchi non è bastato per evitare la sconfitta. Le partite ravvicinate ovviamente vanno a incidere anche sulle energie che mettete e profondete sul campo. Sì, sicuramente, non siamo troppo abituati a fare troppe partite ravvicinate, quindi non è facile assolutamente, poi quando troviamo questi campi è ancora più difficile recuperare. Fiorenzuola è forte? È una squadra attrezzata, sì. Andiamo a vedere cosa è successo, riviviamo le emozioni di questo confronto, si gioca a Fiorenzuola su un campo verde ma allentato perché era piovuto tantissimo ovviamente in Emilia-Romagna. Primo tempo nel quale la Zenit ha avuto un paio di occasioni anche con Vezzi, ho visto, quindi nel primo tempo comunque avete tenuto bene il campo, siete stati protagonisti. Sì, sì, abbiamo avuto un paio di occasioni da qui. Il tiro di Vezzi, un paio di occasioni con Vezzi, un tiro di Saccenti, anche loro non mentono, hanno avuto le loro occasioni e quindi te l'ho detto, il primo tempo secondo me è stato giusto il pareggio, poi il secondo tempo loro sono venuti più fuori forse rispetto a noi. Il Fiorenzuola di Cammarotto che chiaramente aveva necessità di punti perché era attardato in classifica, veniva dalla sconfitta sul campo del Tau Calcio e quindi doveva assolutamente cercare di risalire la china in classifica. Qui c'è anche un palo colpito dall'ex giocatore del Prato, Trovade, con questa battuta che lambisce appunto il montante alla sinistra della porta difesa da Matteo Brunelli. Nella ripresa il Fiorenzuola di fatto chiude la gara con 2 reti che mettono in ginocchio la Zenit Prato. Qui è l'occasione del primo gol con il colpo di testa di Gimignani, la palla che arriva all'interno dell'area dove Gozzerini, vedete l'ex giocatore del Certaldo, che è bravo a toccare in maniera precisa, a mettere il pallone in fondo al sacco. Qua cosa non ha funzionato, Falteri? No, niente di particolare, siamo arrivati un po' lunghi su questa azione, però loro molto precisi davanti alla porta e sono riusciti a fare gol.
Venezuela che continua ad attaccare, la Zenit deve difendersi con la formazione di Cammarotto che vuole assolutamente chiudere questa gara, e ci riuscirà con questa azione che parte da lontano e il pallone rilanciato in avanti. E vedete qua c'è l'errore da parte della difesa della Zenit Prato, che perde questo pallone e che consentirà poi a Oboe di trovare la rete del 2-0. Questo è il gol che di fatto chiude il confronto, che dà il là alla vittoria del Fiorenzuola. Avete capito che insomma per ottenere la salvezza il percorso sarà molto duro, tanto nel finale 93esimo il gol della bandiera lo realizza Cecchi con questa battuta su punizione molto bella che trova la rete del 2-1, ma ormai era troppo tardi per poter provare a rientrare in partita. È dura la pagnotta in Serie D, Falteri? È sicuramente molto più dura, però noi abbiamo dimostrato nell'ultimo mese che comunque possiamo tenere testa a molte squadre, e quindi noi dobbiamo ripartire da mercoledì col Corticella e portare a casa più punti possibile ogni domenica. Adesso ci sono due incontri ravvicinati, c'è quello appunto di mercoledì al Centro Sportivo Viavati contro il Corticella, e poi domenica il Ravenna, un vero e proprio tour de force. È molto dura, però nel senso, noi oggi abbiamo ricaricato un po' le pile e domani prepariamo la partita di mercoledì, e mercoledì, come ho detto prima, andremo laggiù a prendere i tre punti se sarà possibile. Tra l'altro il Corticella ha vinto a San Mauro Pascoli imponendosi per 3-1, è un risultato che giudichi come? È un risultato né positivo né negativo, una delle due comunque avrebbe preso punti a noi perdendo, quindi... Ne prendi atto. Ne prendo atto. Bene, andiamo a scegliere il migliore in campo della partita tra il Fiorenzuola e la Zenit Prato. Migliore in campo è Cecchi, che con questa punizione riesce quantomeno ad addolcire la pillola. Il suo ingresso in campo ha dato linfa alla formazione appunto della Zenit Prato. Cecchi, il migliore in campo per quanto riguarda la formazione Amaranto. E a questo punto andiamo a sentire anche il vice allenatore del Fiorenzuola, Ettore Guglieri, la sua analisi sul confronto. Via. Bisogna fare complimenti ai ragazzi, perché sono stati mondiali, eravamo da un periodo purtroppo non facile perché i risultati non arrivavano, eravamo tutti convinti che il valore di questa squadra, cioè che il valore non fosse quello dimostrato nelle gare precedenti, e questa è la dimostrazione. Oggi hanno fatto una partita non solo di cuore ma anche di grande qualità su un campo, come hai detto, purtroppo pesante per le piogge che ci sono state in questa settimana, ma veramente sono stati mondiali. Hanno provato a giocare, hanno giocato, hanno creato, perché anche oggi abbiamo preso tre reti fondamentalmente, quindi le occasioni sono arrivate, le hanno sfruttate. Sono stati bravi, complimenti a loro, sono stati mondiali. Una vittoria importante per Cammarotto, per il suo vice, perché so anche a Fiorenzuola l'area un po' pesa, perché è chiaramente la formazione del Fiorenzuola è molto al di sotto di quelle che erano le previsioni della vigilia. Andiamo da Jessica, SMS. David ci scrive: forza Zenit, mercoledì è importantissimo, entrate in campo con l'umiltà giusta, forza ragazzi, società di calcio vera. Si giocherà al Viavati di Bologna, anche qua a campo pesante, quindi Falteri preparati perché sarà come a Fiorenzuola. Ora vabbè, un paio di giorni che non piove, però le condizioni dei fondi del terreno sono davvero molto molto pesanti. Intanto la Zenit quest'oggi ha ufficializzato l'arrivo di un nuovo attaccante, via la foto di Brian Cellai, che arriva quindi ufficialmente dopo la risoluzione contrattuale con il Prato, l'ex attaccante del Signa, la passata stagione 20 reti con il Signa. Nel Prato praticamente Chini non l'abbiamo mai visto, quindi è un po' un oggetto misterioso. L'abbiamo visto a Porretta e anche a Ravenna, dove era lì al punto giusto, poi Giusti l'aveva superato. È un buon attaccante per la Zenit, però mi sembra. Senti, l'ho visto fare un paio di sportellate, niente male, però non ti posso dare giudizi perché non l'abbiamo visto. È chiaro, dall'eccellenza alla Serie D è un bel salto. Però ecco, mi sarebbe piaciuto vederlo, però lo vedremo con la maglia della Zenit. È una scommessa quindi persa da Berti, che non c'è più, ovviamente in settimana ha dato le dimissioni ufficiali dal Prato.
La scommessa persa da Berti, perché l'anno scorso a Signa l'ha vista anche Falteri, attaccante importante, no? No, sicuramente, 20 gol non sono pochi. Non si fanno per caso. No. Adesso vedremo nella Zenit come riuscirà ad inserirsi, come dandogli spazio, dandogli fiducia, riuscirà appunto Brian Cellai a mettersi in evidenza in questo campionato di Serie D. Intanto il Prato ha risolto contrattualmente anche con Iobbi, che è un altro difensore che sinceramente non abbiamo mai visto appunto in campo con la formazione bianca-azzurra. A questo punto c'è qualcosa, Jessica, vai. C'è una domanda, chiedono se sapete qualcosa relativamente al nuovo direttore sportivo del Prato. Per il momento no, tutto tace, quindi situazione in stand-by, c'è soltanto ufficialmente le dimissioni di Gianluca Berti. Non è detto che poi il Prato prenda il nuovo direttore sportivo, perché chiaramente il tecnico Marco Mariotti fa un po' il general manager, che poi alla fine ha portato tutti i giocatori ex Albenga, quindi ha preso Scarafoni, ha preso Galliani, e poi è probabile che arrivi qualche altro elemento che in queste ore sta vagliando. Andiamoci a vedere tutti i gol della nona giornata del regular season, poi ovviamente guardiamo al prossimo turno. Via! Si ferma la corsa vincente del Tau Alto Pascio sul campo della Cittadella Vismodena, 0-0 con la formazione Cittadella Vismodena, che mette alle corde il Tau Alto Pascio, che poi rimane anche in 10 uomini per l'espulsione di Bernardini, ma alla fine finisce 0-0 e comunque il Tau è capolista indiscusso del campionato. Il Lentigione batte lo United Riccione per 3-1, il vantaggio grazie a Babbi sul calcio di rigore. Il raddoppio della formazione del Lentigione allenato dal nostro amico Cassani, grazie a questa rete facile facile la realizza Sabba. La terza rete ancora del Lentigione di giallo vestito, il colpo di testa vincente di Nava. E poi al 71esimo la rete del United Riccione con l'Ixux, che riesce a trovare la rete del 3-1, la rete della bandiera. Eccolo qua il Forlì, prossimo avversario del Prato, che si ferma sul campo del Progresso, dove si era fermato anche il Piacenza, quindi campo difficile, una squadra che mercoledì scorso a Lungo Bisenzio ha ben impressionato, ci prova in tutte le maniere il Forlì, ma non si passa, e addirittura il Progresso con Maltoni sbaglia anche un calcio di rigore. Il Ravenna in rimonta, batte il San Marino, al termine una partita clamorosa, due gol strepitosi del Ravenna, il vantaggio però è del San Marino con questa rete di Giometti, eccolo qua il gol del San Marino, e poi la rimonta del Ravenna, questo è Alessio Milan con il destro, mamma mia, che gol, e il raddoppio da parte del Ravenna al minuto 72 con il colpo di testa di giustezza, lo segna Manuzzi, vince il Ravenna. Corticella passa sul campo della San Maurese per 3-1, vantaggio del Corticella con Rizzi, l'attaccante ex Real Forte Querceta e Correggese, che trova il gol del vantaggio. Poi arriva il pareggio per quanto riguarda la San Maurese, segna Scannagatta. E poi al minuto 62 il Corticella va in paradiso grazie al gol di Bonetti, con cordiali saluti anche del portiere della San Maurese però. E poi al minuto 75 la rete di Suliani, che dà la vittoria definitiva per 3-1 al Corticella. Oi oi oi, la Pistoiese perde a Sasso Marconi, altra formazione davvero in grande spolvero, con il vantaggio per quanto riguarda la formazione del Sasso Marconi con la rete di Armaroli. Poi abbiamo il raddoppio con Mancini, e poi nel finale la Pistoiese, che spreca l'impossibile, riesce ad accorciare le distanze con la rete di Basanisi, vince il Sasso Marconi.
Il tutto cuoio vicinissimo all'impresa contro il Piacenza, finisce 1-1. Il vantaggio della formazione nero-verde con il calcio di rigore di Fino, che aveva perso la sorella in settimana, e allora è davvero commovente il calcio di rigore di Fino, il capitano di tutto cuoio, che poi va ad abbracciare, vedete sotto la fotografia, la gigantografia della sorella. Il pareggio del Piacenza sul calcio di rigore con Recino a tempo scaduto. E allora, Riccardo Moreo, qual è la squadra più forte di questo campionato? Credi al Tau oppure le grandi ancora sono sotto traccia? Ma secondo me è ancora presto per capire chi arriverà fino in fondo, e speriamo noi. Ci credete ancora? Insomma, il Prato ci crede? Cioè, assolutamente, mancano ancora 27 partite se non sbaglio, c'è tutto il tempo, chiaramente non sarà facile, ma partita dopo partita daremo tutto. Matteo Falteri, campionato che dice Tau, dietro ancora tante squadre che devono trovare la propria dimensione, Pistoiese in primis, ma lo stesso Forlì che viaggia comunque non in maniera spedita, il Ravenna che vince ma fatica, il Piacenza che va piano. E allora concordi con quello che dice Moreo, ancora è presto? Sicuramente ancora è presto. Il Tau, una bella formazione, lo sta dimostrando, non ha ancora perso una partita. E a me ha impressionato anche molto il Forlì, e molte squadre dobbiamo ancora incontrarle, quindi forse ancora è presto, sì. Hai visto i gol del Corticella a San Mauro Pascoli? Vedendo queste immagini, cosa si sente di dire? Che noi comunque andremo lì con la leggerezza e la consapevolezza che possiamo farcela, prendere 3 punti, e è quello che vogliamo. Andiamo a vedere il programma di mercoledì, si recuperano le gare della 7ª giornata, il Prato non gioca perché Prato e Pistoiese hanno giocato, era l'unica partita che è stata disputata, avete finita 0-0, 7ª giornata con Cittadella Vismodena Forlì, Corticella Zenit Prato, Fiorenzuola United Riccione, Lentigione Imolese, Progresso San Marino, Ravenna Piacenza, big match quindi tra il Ravenna e il Piacenza, San Maurese Tau Calcio e tutto cuoio Sasso Marconi. Chini, Ravenna Piacenza ci dirà tanto. Sì. O niente. Ma sì, fermo restando che poi questa situazione è ancora abbastanza da decifrare. Tau Altopascio a parte, che sta facendo un campionato straordinario, questo faciliterà anche una seconda parte di campionato nella quale da dicembre in poi vedremo le rose fortemente rivoluzionate. Stravolte, me lo immagino. C'è anche un Cittadella Vismodena Forlì che a me intriga parecchio. Uno, perché il Forlì sarà il prossimo avversario del Prato. Due, perché questo Cittadella Vismodena è comunque, insomma, è una squadra ben attrezzata. Sì, è una squadra che era partita molto forte, e sta facendo bene nell'equilibrio generale. Interessante anche il campionato che sta facendo il Sasso Marconi con questo allenatore giovane. Ecco, a proposito di esperienza e quant'altro, insomma, l'allenatore del Sasso Marconi è uno giovane che comunque già allena da qualche stagione, ha vinto il campionato l'anno scorso se non sbaglio. Assolutamente, di eccellenza. Ed è una squadra niente male. La mia terza squadra del girone, dopo ovviamente il Prato e la Zenit, per simpatia ho partecipato anche a una loro trasmissione in settimana, la squadra di San Mauro Pascoli, che a me stanno simpatici loro, l'allenatore, gli dico non mollate, anche se poi dopo per salvarsi prendano un posto alla Zenit, insomma, vediamo se Amico Tacco la panchina che traballa. Rivediamo la classifica, rivediamo la classifica, un amico ex allenatore dello Scandicci, ma che bravino, è molto anche bravo, è molto bravo, però d'altronde non va in campo, la squadra oggettivamente ha delle carenze. Rivediamo per chiudere la classifica, perché vedi, già cominciamo a capire un po' le situazioni. A parte il Tau, che è partito fortissimo, ma laggiù in fondo vedete che insomma la San Maurese comincia a dover far punti per forza, perché poi la forbice diventa davvero importante. Teniamo conto che il Limolese e il Tutto Cuoio hanno 2 gare da recuperare, quindi anche questo sicuramente può incidere. C'è Tau San Maurese mercoledì, quindi San Maurese Tau, che si gioca a San Mauro Pascoli. Per la San Maurese è già un altro tassello importante, perché il Tau potrebbe riprendere a correre, la San Maurese
comincia veramente ad andare in grave difficoltà. Insomma, è un campionato davvero molto equilibrato, con le grandi che stanno deludendo, ovviamente questo bisogna assolutamente dirlo, perché il Piacenza, la Pistoiese, il Prato, il Ravenna non dovevano essere lì, diciamo. O stanno deludendo, oppure c'è da dire, perché io vedo che qui sono tutti veramente organizzati. Questo è un girone da un equilibrio spaventoso. Guarda, il Progresso ha 4 punti, però per 2 volte squadre con potenziali offensivi importanti non sono riuscite a far gol. Il Progresso con il Forlì, con Maltoni, aveva segnato dalla lata il lungo Vicenza, ha fallito il calcio di rigore a tempo scaduto. Se no, il Progresso fa fuori anche il Forlì. Cioè, quindi, dopo aver giocato una partita completamente in difesa, perché ho visto gli highlights, certo, cioè il portiere del Progresso ha preso l'impossibile, sì, però sono tutte squadre attrezzate. No, infatti ti ho detto, gli fai male gol, ovviamente. Sasso sono Marconi, molto... che è un po' la sorpresa vera del campionato. Sasso Marconi gioca bene. Ha 2 giovani, che sono gli 2 attaccanti di colore, che vanno come delle saette, perché insomma, sinceramente è anche quello poi che alla fine fa la differenza. Ieri hanno fatto gol però altri, non certo, i 2 attaccanti classici, insomma. Questo è un inizio molto molto equilibrato, quindi c'è tempo per poter recuperare, però il campionato duro è molto molto difficile. E allora Stefano Chini ovviamente domenica sarà a Forlì, poi sì, vi daremo le istruzioni, sicuramente avremo la possibilità di seguire live la qualcosa gara. Inventiamo, qualcosa inventiamo, io ovviamente il mio primo consiglio è cercare di muoversi dal divano, sì, lasciare sì, patatine, pulire dai bricioli, pulirsi la bazzauta e venire a Forlì. E cercare di venire a Forlì. Ancora capisco, è una trasferta un po' lontanina, ma insomma. Si mangia anche bene, dai, la Forlì. Sì, 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 l'anno scorso, le ultime stagioni, no, sono sempre state trasferte zanzame. Quindi andrò con il buon Laino, con sacchettino di panini. A Piacenza ho fatto i bagordi. No, Forlì si ritorna testa bassa, con i panini. Alla vecchia maniera. Panini. Grazie a Stefano Chini, alla prossima. A voi, alla prossima. Grazie ovviamente al nostro Matteo Falteri, complimenti per il tuo campionato. Allora, grazie. Mercoledì 14:30. Corticella Zenit Prato, quindi vi daremo ovviamente gli aggiornamenti live, e poi la sera nel corso del TG le immagini della gara, che per voi è importante, perché poi domenica sai chi arriva a Lungo Bisenzio, Stefano Chini, contro la Zenit? Il Ravenna. Quindi insomma, Ravenna, direi che sono 2 gare molto molto importanti. Matteo Falteri, grazie intanto per il tuo intervento. Riccardo Moreo, a questo punto noi ci siamo esposti, perché dopo Barbuti vogliamo Moreo, quindi se da Forlì arriva la segnalazione di Chini che mi dice ha segnato Moreo, ci scatta il caffè. Fammi fare un urlone, ci come scatta quando il caffè. Facevo l'anno scorso, quando ero speaker, faccio nel un girone di ritorno un po' è il tuo momento, dai, è il tuo momento. Grazie intanto per il tuo intervento. Grazie, buona serata. Grazie alla nostra Jessica Colai. Grazie a te Massimiliano, noi ci vediamo tra pochissimo, mi raccomando non scappate. Assolutamente, qualche minuto e poi ripartiamo con la seconda parte del Gioco è Fatto, dove parleremo di Serie D Girone, di Eccellenza A e B, promozione A, B e C. Dove volete andare? Rimanete incollati lì, torniamo subito.